Bene, grazie a tutti, benvenuti a tutti all'inaugurazione della 63esima edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte. Voi sapete che la ceramica è un materiale che per cuocere ha bisogno di alte temperature, quale giornata migliore di questa per inaugurare questa manifestazione. E siamo giunti alla 63esima edizione e credo che uno dei successi di questa manifestazione ancora prima di iniziare sia stata quella di attirare a sé numerose competenze, numerose maestranze qualitativamente elevate, segno che la Mostra della Ceramica è riconosciuta come una vetrina importante, come una manifestazione in grado di dare risalto a chi lavora la ceramica e in tutte le forme e i colori che questo nobile per noi materiale può essere, in tutte le forme e i colori che, con cui gli oggetti possono essere creati con questo materiale. Lasciatemi subito ringraziare a questo proposito i ceramisti di Castellamonte, che sono i custodi dell'antica e nobile arte del saper fare, grazie ai quali Castellamonte può fregiarsi del titolo di città della ceramica e può entrare nel circuito, nel novero delle associazioni italiane delle città della ceramica. L'ICC, di cui oltre 60 tra città e borghi fanno parte. Ma i legami, i ponti che possiamo costruire tramite la ceramica non finiscono qua. Cerchiamo infatti di dare sempre più respiro internazionale a questa manifestazione. Quest'anno abbiamo il piacere e l'onore di avere come paese ospite la Cina e la sua antichissima millenaria tradizione di porcellane che potrete ammirare a Palazzo Botton. Il mondo della ceramica e il mondo dell'arte in generale vogliamo usarli per abbattere le barriere culturali, linguistiche che ci dividono e per creare ponti. I ponti con le tradizioni del passato e della tradizione castellamontese, i ponti con paesi dalla antica tradizione ceramica, creare legami tra tutte le maestranze, tutti i ceramisti di tutta Italia e di tutto il mondo, e crediamo veramente che tramite la ceramica si possano creare legami culturali ma anche umani indissolubili, e spero e credo che questa manifestazione ne sarà l'esempio. Ringrazio tutte le autorità presenti, tutti i sindaci, i consoli, che adesso chiamerò poco alla volta per un breve saluto. Ringrazio il professor Giuseppe Bertero, che ancora una volta si è speso con la sua competenza nella curatela della globalità di questa manifestazione. Ringrazio Elisa Talentino, che è un'eccellenza castellamontese, che si è proposta e impreziosisce questa edizione della Mostra della Ceramica con una sezione che coniuga illustrazione e ceramica, appunto. Tutto questo e tutte queste competenze cerchiamo come amministrazione di coordinarle, e chi coordina invece l'amministrazione è il nostro sindaco Pasquale Mazza, a cui lascio la parola per un saluto. Grazie. Grazie Claudio, buongiorno a tutti e benvenuti. Ma allora, intanto prima di iniziare il saluto, vi leggo un saluto che ha mandato il sindaco della città di Greci, Nicolae Mokanu, che purtroppo ha avuto un problemino di salute e non ha potuto essere presente qui oggi. Con la presente ci tengo a ringraziarla nel modo più sincero per l'invito mandatomi all'inaugurazione della Mostra della Ceramica, evento di grande spessore per la città di Castellamonte che voi a Castellamonte organizzate ogni anno. E per noi e per me in particolare è un grande onore essere considerati parte di questo speciale momento per la vostra comunità, ed apprezziamo molto la vostra attenzione per quanto ci riguarda.
Purtroppo a causa di alcuni obblighi imprevisti sorti di recente non potrò partecipare ed essere presente all'evento. Le circostanze attuali avendomi costretto a rivedere il mio programma. Spero che accetterete le mie più sincere scuse per questa assenza e spero che capirete la situazione. Tuttavia vi assicuro il nostro continuo sostegno e vi prego di trasmettere i miei e della mia amministrazione del Comune di Greci, Tulcea, Romania, migliori auguri di successo a tutti i soggetti coinvolti. Saranno presenti, rappresentandoci all'inaugurazione del vostro evento da Greci, il Don Romeo Horvat, sacerdote nella Chiesa Cattolica di Santa Lucia, assieme ad una delegazione di etnici italiani, italiani di Greci, in quanto sono nipoti e bisnipoti degli italiani che trovarono casa e dimora nella nostra località più di 100 anni fa. Tra loro anche Daniela Savioli, parte della nostra amministrazione comunale, lei stessa con forti radici italiane. Sono convinto che l'evento sarà un successo e che porterà notevoli benefici alle nostre comunità. Vorrei cogliere l'occasione per trasmettere i miei migliori pensieri ai nostri residenti che si sono stabiliti nella vostra località. Siamo davvero molto grati per il modo in cui li avete accolti e integrati nella vostra comunità. È una grande gioia per noi sapere che vivono in un luogo dove sono rispettati e apprezzati. Spero che i legami tra coloro che hanno trovato una nuova casa nella vostra località e coloro che rimangono a casa in Romania rimangano forti e costituiscano un ponte di amicizia e collaborazione tra le nostre comunità. Grazie ancora per la considerazione e il sostegno dei nostri residenti e attendo con ansia future opportunità di lavorare insieme e rafforzare queste relazioni che ora sono in itinere. Il sindaco si riferisce al gemellaggio che stiamo costruendo appunto con la città di Greci. Grazie. Bene, allora intanto i saluti. Saluto e ringrazio innanzitutto tutti gli ospiti che provengono dall'estero, che sono tanti, sono diversi. In particolare abbiamo ospiti come Mihai Manolescu, che è qui con noi e che dopo farà un saluto, e la console di Milano della Cina, Wang Xinji. Grazie, io per loro farei un applauso. Saluto l'onorevole Daniela Ruffino che rappresenta il Parlamento italiano. Noi quest'anno abbiamo avuto l'onore di ricevere il patrocinio della Camera dei Deputati, grazie all'onorevole Alessandro Gignovigna che è ancora in ferie, grazie all'impegno dei nostri parlamentari del Piemonte. Abbiamo avuto questo onore, abbiamo avuto l'onore di presentare il libro sulla ceramica alla Camera dei Deputati. Io credo che avremo ancora altre occasioni, Daniela. Grazie. Saluto i nostri consiglieri regionali che poi saranno salutati in modo ufficiale dall'assessore alla cultura. Saluto i nostri consiglieri di città metropolitana. Saluto i tanti sindaci presenti oppure i loro rappresentanti. Come vedete, un altro motivo di orgoglio e di attaccamento al territorio è questo. Le tante amministrazioni comunali, non solo canavesane, lasciatemi dire, sono qui presenti. Saluto i colleghi della Giunta dell'Unione Montana Valle Sacra, con i quali stiamo lavorando assieme. Saluto i due colleghi delle Tre Terre Canavesane, con i quali il sindaco di San Giorgio e c'è la rappresentante del sindaco di Aglier. Saluto l'assessore alla cultura della città di Savona, nonché vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, Nicoletta Negro.
con la quale stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti e ci sono insomma dei progetti in itinere anche lì. Saluto tutte le istituzioni civile, militari e religiose. Ringrazio Don Angelo per averci ancora una volta concesso la possibilità di usufruire della rotonda antonelliana, perché poi avrete modo insomma di vedere com'è bella quest'anno. Saluto il professor Vallino, che preside, dirigente scolastico adesso, allora io lo chiamo ancora preside, ma il dirigente scolastico meglio preside, del liceo 25 aprile Faccio, che anche quest'anno ha lavorato assieme a noi, espone alla mostra della ceramica. Ringrazio gli sponsor istituzionali per il grande sforzo che fanno, sia di presenza che economico. Ringrazio gli sponsor privati. Quest'anno credo che loro abbiano fatto uno sforzo enorme, hanno fatto davvero uno sforzo enorme. A loro e agli sponsor istituzionali chiederei un grosso applauso, perché senza di loro la mostra non riusciremo a farla. Ringrazio gli uffici del comune, coloro che hanno organizzato, coloro che hanno lavorato, coloro che hanno collaborato, la giuria, perché vedete, mettere in piedi una cosa del genere non è semplicissimo. I curatori, il professor Bertero ed Elisa Talentino, i volontari che presidiano tutti i punti mostra, anche quello è uno sforzo incredibile, un lavoro incredibile. I partecipanti al concorso, guardate, come territorio, io quando dico sta roba poi potrei anche smetterla lì, vi dirò ancora solo due cose. Partecipanti al concorso da 26 stati oltre all'Italia, quindi io credo un grandissimo successo. Gli espositori che hanno riempito la rotonda, che espongono anche per esempio gli artigiani al Salone Martinetti, tutte le associazioni di Castellammare. Gli ultimi due saluti che sono i più sentiti. Il primo ai ceramisti di Castellamonte. Guardate, abbiamo fatto uno sforzo enorme. Noi li ringrazio per il grande lavoro che hanno fatto, ma soprattutto per la ritrovata armonia che c'è di lavorare assieme. Abbiamo ancora molto da fare, ve lo dico davvero col cuore in mano, cari artisti e artigiani castellamontesi. Abbiamo fatto tantissimo assieme. Io credo che c'è ancora tanto da fare, e sono convinto che lo faremo. Infine ringrazio l'amministrazione comunale, tutti, Claudio, Alessandro, Patrizia, Teodoro, Mariangela, Martina, Damiano e Paolo, perché comunque ci siamo, cioè se la cosa funziona è perché la squadra che lavora e la squadra soprattutto che è poi coordinata in questo caso dall'assessore alla cultura, è una squadra che lavora assieme. Ho detto prima la Cina, dico ancora due cose, la Cina. Intanto io, sapete dagli organi di stampa, io sono stato in Cina, abbiamo visitato il museo di Yongzha che sta per essere inaugurato e con i quali abbiamo già iniziato ad avere un rapporto culturale. Abbiamo presentato il libro, lo avete visto, questo libro sarà il libro della professoressa Baruzzi e di Maurizio Bertodatto, questo libro sarà tradotto in Cina e sarà commercializzato da una casa editrice della Cina, lì in Cina. Stiamo
i nostri artisti, con gli artisti cinesi che saluto e ringrazio di essere qui, stanno lavorando ad una opera che sarà posizionata poi all'interno della città. Sarà una gran bella opera di arredo urbano che è alta circa 4 metri ed ha una certa dimensione. Quindi sarà una opera bella. Vedremo nei prossimi mesi questa cosa qua. Il lavoro con la Cina sarà un lavoro che durerà nel tempo e io auspico che lo faremo assieme. Lo dico a voi sindaci, io auspico che assieme faremo un lavoro con la Cina. Sonia poi vi dirà una cosa sul progetto che stiamo facendo con Città Metropolitana, così evitiamo, accorciamo i tempi. E voglio parlarvi invece di un'opera che è qui, Nicoletta. Un'opera che rappresenta la transumanza. Perché la transumanza? Perché le Tre Terre Canavesane hanno deciso di e credono, ma io credo che tutti noi lo crediamo, che la vera struttura, il vero nervo dell'Italia siano le province, siano i piccoli comuni. Allora abbiamo scelto la transumanza perché la transumanza si fa dalle Alpi fino alla Sicilia, la fanno tutti. Quindi cosa abbiamo fatto? Con Peppone Calabrese, con presentatore di Linea Verde, con Raffaele Pendasuglia, artista di Matera, con i nostri ceramisti, è stato costruito uno stampo di una mucca, che poi vedrete lì in rotonda, e ogni artista lo ha adattato a suo piacimento. Cosa succederà adesso, Nicoletta? Che noi proponiamo all'Associazione Italiana della Ceramica, ma in primis alla Baia della Ceramica, che sono i comuni di Savona, di Albissola Superiore, di Albissola Marina e di Celle Ligure, proponiamo di partire da lì e di dire agli artisti della Baia della Ceramica: realizzate anche voi delle mucche, dopodiché con il Ministero dell'Agricoltura noi stiamo lavorando per portare a Roma questa opera, che dovrebbe poi essere un'opera, come vi ho detto prima, lì ce ne sono già 41 di mucche, che sono comunque di dimensioni abbastanza grosse. Contiamo di arrivare a molte, ma molte di più, tenendo conto del fatto che abbiamo 60 città della ceramica e che in ogni città della ceramica c'è più di un artista. Questa è la cosa. Ultima cosa, ma veramente ultima, la dico ai colleghi sindaci. Come avrete visto, io ci tengo alla vostra presenza tutti gli anni. Perché? Perché noi dobbiamo fare squadra, ancor più di quando la facciamo. Io credo che il canavese stia crescendo molto, stiamo crescendo con passi, stiamo facendo dei passi da giganti, abbiamo ancora moltissime cose da fare, le faremo assieme. Tenete conto che oggi, mentre siamo qua al Museo Garda, c'è l'Elogio alla Fragilità, una mostra di ceramiche con tante opere che sono di proprietà della città di Castellamonte. L'abbiamo data alla città di Ivrea, con piacere, Gabriella. L'abbiamo dato alla città di Ivrea proprio per fare in modo che siamo disponibili a lavorare con tutti, come credo tutti voi lo siate a lavorare con la città di Castellamonte. Abbiamo delle opere a Rueglio, Gabri. Abbiamo sabato prossimo o domenica, non mi ricordo, Sara, andrò a Orio, perché Orio sta facendo un progetto con la città con la ceramica di Castellamonte, ma ci sono delle opere comprate
dall'allora, non è passato un secolo, è passato qualche settimana, sindaco di Ozegna, acquistata e posata in una piazza di Ozegna, dal comune di Borgofranco, ci sono state fatte delle cose a Oglianico, insomma stiamo lavorando, ci sono delle opere davanti al museo, davanti al castello di Aglie, quindi si sta lavorando assieme, si sta lavorando assieme. E io credo che se si lavora assieme, spesso ho detto, se si va da soli si corre più veloce, ma se si va assieme si va più lontano. Io credo che se si va assieme si va anche più veloci, non solo più lontano. Buona mostra a tutti. Riprendo io la parola per chiamare tutti gli ospiti a cui chiediamo un saluto. Permettetemi di ricordare in questa occasione, visto che il ruolo che sto svolgendo io è stato negli ultimi anni di Marinella Ferrino, la dipendente comunale che si gode fortunatamente la pensione, ma che ricordiamo e ringraziamo con affetto, e colgo l'occasione per ringraziare tutti l'ufficio cultura e quindi Elisa, Silvia Morena e la dottoressa Marcella Girino, che come sempre coordinano con grande impegno e con grande sforzo tutta la manifestazione. Abbiamo citato il carattere internazionale di questa manifestazione, abbiamo detto che il paese ospite di questa 63esima edizione della mostra è la Cina. Saluto la delegazione di artisti provenienti dalla prefettura di Wanzhou, che in questi giorni ci ha tenuto compagnia e che, come ha detto il sindaco, stanno realizzando in comunione con i ceramisti castellamontesi un'importante opera di arredo urbano. E lascio la parola alla dottoressa Wang Xinyi del Consolato della Cina. Grazie.尊敬的马扎市长，尊敬的贝达斯局长，尊敬的贝托雷先生，尊敬的各位嘉宾，大家下午好，很高兴与各位相聚在卡斯特蒙特市，共同出席2024年第63届卡斯特拉蒙特陶瓷展。我谨代表中国驻米兰总领事馆对展览的开幕 表示热烈祝贺，对主办方卡斯特泰拉蒙特市市政府邀请中国为主宾国，并将陶瓷竞赛单元名为“陶瓷之恋马可波罗”的精心安排表示由衷感谢。Egregio sindaco Mazza, egregio assessore, curatore Bertone, egregi ospiti tutti presenti, buon pomeriggio. Sono davvero felice di essere qua insieme a voi nella città di Castellamonte a testimoniare questa grande inaugurazione della 63esima mostra di ceramica. In nome del Consolato Generale Cinese di Milano vorrei fare questo augurio di questo grande evento, che abbia grande successo, e un sincero ringraziamento per aver organizzato città ospite, paese ospite, la Cina, e in particolare il concorso internazionale dedicato a Marco Polo.1000多年前，中国陶瓷就是通过丝绸之路流向世界各地，为促进东西方文化交流、贸易往来发挥了重要作用，是东西方文明交流互鉴的有力见证。此次参展的欧窑作品更是古朴素雅、影响广泛，其欧窑青瓷特有的韵味仿佛浓缩了时空的距离， 诉说着千百年前欧窑地区人民的风土人情。
La ceramica è il simbolo e il veicolo culturale attraverso il quale il mondo conosce la Cina. La ceramica cinese, come sappiamo, risale già 1000 anni fa attraverso l'antica via della seta, che diventa la via dello scambio culturale tra il mondo occidentale e il mondo orientale, promuovendo anche attraverso il commercio, e diventa testimone più concreto di questo scambio delle due antiche civiltà occidentale e orientale. Questa edizione hanno partecipato alla mostra della ceramica in rappresentanza l'area di Wenzhou, detto Ouyao, il quale particolare stile riuscirete a percepire un'opera senza tempo, nonostante l'opera che risale all'antichità, ma è molto attuale. E dimostra anche le tradizioni del popolo locale, oggi rappresentato da alcuni connazionali, e questa grande cultura cinese rappresentata dalla ceramica. 探险家著名探险家马可波罗逝世700周年，我们希望通过这次的展览竞赛活动，纪念这位在中国家喻户晓的中印友好交往使者，重温他那传奇般的东方之旅和冒险精神，彰显两个东方东西方文明古国的悠久历史和友好往来。 还是中印建立全面战略伙伴关系20周年，如今两国间的共同语言早已超越了马可波罗游记中的动容篇章，广泛涵盖政治、经济、科技、教育等各个领域。不久前，梅罗尼总理应中方邀请成功访华，进一步夯实了两国政治互信。 取得了一系列重要成果，推动中印全面战略伙伴关系进入新阶段，站在历史的新起点。中国驻米兰总领馆期待并继续支持中印各界友人举办更多、更丰富和更广泛的文化交流活动，通过人文交流这座桥梁， 充分展现中印丰富的文化资源和艺术宝藏，进一步增进两国人民的互相理解和友好往来，为中印两国友谊续写新篇章。 La Cina e l'Italia come due rappresentanti delle due antichità dell'Oriente e l'Occidente, lo scambio risale una storia lunghissima. Quest'anno ci si celebra i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, che è considerato un grande esploratore, e speriamo che attraverso questo tipo di concorso possa rivalorizzare questo amico italiano conosciuto da tutte le famiglie cinesi, possiamo rivalorizzare il suo leggendario viaggio e questo spirito da esploratore. Quest'anno è anche ventesimo anniversario dalla firma del partnership strategico tra Cina e Italia, e oggi i nostri linguaggi tra Cina e Italia ormai abbiamo già superato lontanamente il milione raccontato da Marco Polo, perché arriviamo alla collaborazione in mondo politico, economico, scientifico e educativo. Poco tempo fa il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha visitato con successo la Cina e ulteriormente riconfermato questa fiducia bilaterale, in modo da promuovere
questa nuova fase di collaborazione strategica tra Cina e Italia. Quindi il Consolato Generale di Milano esprimiamo questa volontà di sostenere tutti gli eventi come quello di oggi, che promuova scambio culturale tra i nostri popoli, che attraverso questo ponte di scambio culturale possano dimostrare questa grande ricchezza culturale e artistica, e così facendo i nostri concittadini possono comprendere reciprocamente, visitarsi reciprocamente, e solo in questo modo finalmente riusciremo a scrivere un nuovo capitolo di questa amicizia tra i due paesi. Infine, sinceri auguri che questo evento ottenga gli ottimi successi e risultati. Grazie a tutti. Grazie alla console e grazie a Cheng Ming, presidente di ANGI, Associazione Nuova Generazione Italiana Italo-Cinese per la traduzione. Omaggiamo, il sindaco omaggia la console di un catalogo della mostra della ceramica e di una formella nella tradizionale terra rossa di Castellamonte, che rappresenta la piazza principale questa di Castellamonte, come ulteriore segno di fratellanza e di amicizia. Proseguiamo sul carattere dell'internazionalità e lascio la parola al console della Romania, Mihail Manolescu, per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. A nome del console generale di Romania a Torino, dottore Cosmin Dumitrescu, mi pregio di porgere un cordiale saluto. Innanzi a tutti ai rappresentanti delle istituzioni qui presenti, egregio sindaco della città di Castellamonte, Pasquale Mario Mazza, gentile assessore alla cultura della città di Castellamonte, Claudio Betaz, altri rappresentanti istituzionali presenti stasera. A tutti porgo un sentito ringraziamento per aver deciso di inserire nel programma di una manifestazione così importante della vostra città artisti che rappresentano l'arte ceramica della Romania. Segno tangibile che la nostra comunità, diventata ormai italo-romena, trova spazio di espressione e accoglienza non soltanto nel tessuto economico, ma anche in quello culturale. Grazie quindi per la calda accoglienza. Tutto ciò è possibile anche grazie alle storiche relazioni esistenti tra i nostri popoli, le comuni origini latine. Mi preme sottolineare che i rapporti tra i nostri paesi avvengono nell'ambito del partenariato strategico consolidato tra Italia e Romania, firmato dai ministri degli affari esteri dell'Italia e della Romania e confermato in occasione del vertice intergovernativo avvenuto lo scorso febbraio a Roma. In questo ambito è possibile avviare collaborazioni istituzionali proficue, come ad esempio le prove di gemellaggio tra la città di Castellamonte e la città romena di Greci, reso possibile da un lavoro articolato e costante svolto dall'amministrazione locale in collaborazione con rappresentanti della nostra comunità. Faccio anche cenno ai rapporti economici e commerciali importanti tra i nostri paesi. Nell'ultimo anno gli scambi commerciali tra i nostri paesi hanno superato la cifra record di 20 miliardi di euro. Chiudo il capitolo istituzionale riferendomi brevemente all'importanza della collaborazione tra i nostri paesi nell'Unione Europea e nella NATO. La situazione di pace e di sicurezza di cui godono i nostri paesi grazie all'appartenenza a queste strutture internazionali sopra menzionate ci mettono nelle condizioni di poter condannare all'unisono l'invasione russa contro l'Ucraina. Per ringraziare i nostri due artisti, Nicolae Moldovan e Gloria Grati, ma anche i miei connazionali, utilizzerò con il vostro permesso la nostra lingua madre. Pentru cetățenii români, am onoarea de a
transmite un salut cordial din partea domnului consul general Dumitrescu, dar și din partea mea personal. De asemenea, felicitări pentru modul exemplar în care contribuiți pe toate planurile, cultural, economic, social, la bunul mers al colectivității în care sunteți integrați, și închei cu îndemnul de a nu uita niciodată să luați cu dumneavoastră acolo unde veți fi, puțin din țara a cărei fii sunteți și din a cărei cultură faceți parte. Vă mulțumesc frumos! Grazie al consul Emanulescu, che il sindaco omaggia di nuovo con un catalogo della mostra e con una formella rappresentante la città di Castellamonte. Ringrazio anche tutti gli ospiti provenienti dalla Romania e la delegazione proveniente dal Marocco, che è stato l'anno scorso invece la nazione ospite della mostra della ceramica. Proseguiamo con i saluti istituzionali. Invito l'onorevole Daniela Ruffino in rappresentanza del Parlamento della Repubblica Italiana, che ringrazio perché, come ha detto il sindaco, quest'anno siamo onorati di avere il patrocinio della Camera dei Deputati per l'inaugurazione, per questa manifestazione. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono onorata di portarvi il saluto del Parlamento italiano, anche emozionata perché conosco Castellamonte e anche il grande lavoro che porta a un evento come quello odierno. Questa è una piazza ricca perché qui ci sono tanti amministratori comunali, rieletti e nuovi eletti, forse questa è una delle prime uscite. Poi ci sono i consiglieri regionali, anche qui in questo caso chi è stato rieletto e chi è stato eletto. Allora, essere così tanti in un momento così importante ha un grande significato. Ci sono delle grandi connessioni. La prima che voglio rimarcare è quella dell'arte e della cultura. E l'arte e la cultura, lo dimostra ancora oggi l'evento di Castellamonte, uniscono. Quindi questa è una piazza che può essere replicata in tutto il mondo e credo che tutto il mondo oggi abbia più che mai bisogno di queste caratteristiche. Per chi come me è stata sindaco oggi, vivere in mezzo agli amministratori è emozionante. Io conosco bene l'impegno di Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, ma anche consigliere della città metropolitana insieme ai colleghi. Ecco, allora io voglio dirvi questo, vi voglio dire che insieme possiamo fare tanto. Io mi definisco una parlamentare di prossimità, amo lavorare collegata al territorio perché questo è il senso e il significato e mi permette di portare in aula, in commissione, tutto quello che serve al territorio. Ci state dando come amministratori oggi un grande esempio, non possiamo ovviamente non prenderlo in considerazione, quindi da parte mia l'assoluto impegno, il grazie per l'impegno per questo evento e per la volontà che ci sarà sicuramente di camminare insieme. Un ultimo pensiero lo dedico ai docenti, al preside, perché ha detto che ama essere chiamato preside, anch'io la ringrazio e la saluto, del liceo artistico statale Felice Faccio. Bene, a Castellamonte c'è anche questa esperienza non indifferente. Il collante c'è per raggiungere nuovi obiettivi. Vi auguro un buon proseguimento, visiteremo insieme la mostra. Un abbraccio a tutti e buon pomeriggio. Grazie. Grazie all'onorevole Ruffino, che il sindaco omaggia nuovamente col catalogo e un'opera intera rossa di Castellamonte, e grazie di nuovo alla Camera dei Deputati per il patrocinio. Saluto e ringrazio tutti i consiglieri regionali presenti, la Regione Piemonte è da sempre partner di questa manifestazione e sponsor importante e fondamentale per la riuscita di questa manifestazione. Saluto Sergio Bartoli, Deborah Biglia, Monica Canalis, Gianna Pentenero e Mauro Fava, al quale chiedo di portare un breve saluto in rappresentanza di tutta la Regione Piemonte. Grazie a tutti.
Porto il saluto innanzitutto del nostro presidente, no, che è il governatore Alberto Cirio, della giunta regionale, dell'assessore, ma in modo particolare del consiglio regionale, perché questo è un onore per noi consiglieri che la regione Piemonte patrocini in modo così concreto una manifestazione, un'eccellenza di manifestazione così, che non è solo a livello territoriale né regionale, ma nazionale e internazionale. Come si vede, ogni anno ne aggiungi sempre un pezzo, Claudio. E questo ti onora, perché stai facendo un grande lavoro. Io ho avuto l'onore di seguirti dall'inizio un po' del tuo percorso. Ero prima consigliere metropolitano, poi in regione, adesso sono stato rieletto, e vedo che ogni anno le cose le porti avanti con passione, portandole proprio con un modo di ragionare non soltanto localmente, ma proprio di essere sempre più internazionale. Questo onora noi, onora la... Onora la Regione Piemonte e tutti noi consiglieri. E poi posso anche avere qua vicino il nostro concittadino canavesano Sergio Bartoli, perché anche lui è stato eletto con me. Vieni pure qua vicino, che se ci fanno una foto almeno vedono che il canavese è presente in regione, e questo dà forza proprio per portare avanti queste manifestazioni, ma tutto quello che c'è. Noi cerchiamo di fare squadra tra tutti i consiglieri. Come vedete abbiamo anche Deborah Biglia, che arriva dalla provincia di Asti, è consigliere regionale, Monica Canalis, che arriva anche dalla provincia di Torino, ma è un po' più staccata. Ma vedete che il territorio cerchiamo di rappresentarlo e di essere uniti per portare il meglio per tutti noi. Buona manifestazione a tutti. Grazie a tutti. Grazie, consegniamo anche alla Regione Piemonte un catalogo di questa edizione della Mostra della Ceramica, e proseguiamo con i saluti. Città Metropolitana, di cui ringraziamo per la concessione del patrocinio, salutiamo il consigliere metropolitano Ugo Papurello e Sonia Cambursano, a cui chiedo un saluto in rappresentanza di Città Metropolitana di Torino. Grazie. Grazie Claudio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Per me è un onore essere qua, perché io sono anche canavesana, oltre che consigliera metropolitana, sono sindaca di un paese non lontano da qua, anche se non ho la fascia e sono già stata sgridata dal sindaco perché me la sono dimenticata. No, allora io in Città Metropolitana mi occupo principalmente di sviluppo economico e attività produttive, e la ceramica è qualche cosa che è molto identitaria per questo territorio, è molto identitaria ed è anche un volano di sviluppo. Mi occupo anche di turismo. Ecco, io credo che parlare di ceramica di Castellamonte ovunque sia ormai una garanzia. Quindi io credo davvero che la ceramica di Castellamonte possa rappresentare un elemento identitario molto oltre la città di Castellamonte. Penso che possa essere un bene di tutti noi canavesani, e il modo in cui la città di Castellamonte, l'amministrazione, sta affrontando questo percorso di apertura, di ampliamento e addirittura di internazionalizzazione, come già stato detto, ecco, io credo che questa sia la via giusta. Noi siamo canavesani e quindi per noi aprirci non è mai banale, non è mai una cosa che facciamo, però lo abbiamo fatto. Questo territorio lo sta facendo, ha dimostrato di saperlo fare, di saper fare rete. La ceramica è anche un elemento di cultura, perché ci sono artigiani, ci sono artisti che lavorano con la ceramica. Questo collegamento con la Cina, che ha questa tradizione millenaria. Ecco, la città metropolitana, che ha nella sua missione quello di essere a fianco dei territori di riferimento, favorendone lo sviluppo, ha voluto partecipare a questo rilancio della ceramica nella città di Castellamonte, continuando ciò che era già stato iniziato. È stato fatto un censimento di tutte le opere esterne in ceramica, ed è stata prodotta una descrizione dell'opera in italiano. Ecco, la città metropolitana vuole partecipare
offrendo la traduzione in inglese, e questo io lo dico con particolare orgoglio, essendo anch'io una traduttrice, insomma, devo dire che il fatto di puntare sull'internazionalizzazione e sull'uso delle lingue come veicolo di comunicazione, perché questo sono. Ecco, io credo che sia davvero un modo per dimostrare tangibilmente e concretamente la vicinanza al territorio. Dico l'ultima cosa, ed è molto bello, è molto emozionante aver sentito gli interventi che mi hanno preceduta degli ospiti internazionali, che hanno voluto sì tradurre per noi, ma anche usare la loro lingua madre, portare qui da noi la loro lingua madre. Ecco, io credo che questo sia un elemento di connessione fondamentale, perché la lingua è la prima cosa che noi impariamo dalla nostra madre, quando abbiamo la fortuna di poterlo fare, e credo davvero che sia qualche cosa che ci lega ad un livello profondo, che lega culture diverse ad un livello molto profondo. Quindi grazie davvero per questo grande sforzo e per questa impronta di comunicazione che è stata data alla mostra. Grazie. Grazie a Sonia Cambursano, Città Metropolitana, anche per le novità che ci ha esposto. E allora proseguiamo sulla scia dei legami che la ceramica può creare, chiedendo un saluto alla vicepresidente dell'ICC e assessora alla cultura della città di Savona, Nicoletta Negro. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Davvero molto bello essere qua, non lo dico perché devo dirlo, ma è davvero bello perché ogni anno mi ritrovo a indossare questa fascia che di per sé è emozionante, ma mi ritrovo a indossarla insieme a tantissime altre fasce. E questo io credo sia veramente, lo si diceva prima, un esempio incredibile che voi state dando a tutti, perché non tutti i territori sono disposti a fare rete, non tutti i territori stanno, sono piccina io, bisogna abbassarlo questo, stava cadendo. Facciamo così. Non tutti i territori lo fanno, quindi voi siete davvero un grande esempio per tutti noi, sicuramente merito di un'amministrazione che ci dà dentro, perché Pasquale Massa è davvero un sindaco tenace. Questo è il risultato davvero sicuramente di un grande lavoro fra di voi. Io di questo vi ringrazio e ogni volta che vengo ne faccio un bagno di felicità da questo punto di vista. E anche un bagno di fiducia, perché lo si diceva, la ceramica permette questo. La ceramica permette di intrecciare relazioni, ponti, creare delle sinergie. La ICC è tutto questo, no? È fatta di tantissime piccole realtà, perché poi la ceramica ha resistito in piccoli centri, in realtà. Noi nel nostro territorio, lo diceva bene il sindaco, ci siamo uniti con un protocollo d'intesa, le quattro città costituiscono la Baia della Ceramica, e vorremmo sempre di più intrecciare col vostro territorio le progettualità. E allora Pasquale mi sfidava in diretta, mi sfidava prima, con un bellissimo progetto, e io colgo questa bellissima idea rilanciando. Savona si candida a Capitale Italiana della Cultura nel 2027, è una sfida incredibile, quasi folle, no? Solo che al pensiero di pochi anni fa. Beh, piano piano, credetemi che abbiamo coinvolto tantissime associazioni, tantissimi comuni. Ecco, quindi stiamo costruendo questo dossier che presentiamo il 27 di settembre. Allora, io a questo bellissimo progetto, in cui la Baia della Ceramica sicuramente aderirà, e io mi farò parte come vicepresidente AICC a diffonderlo, a far sì che diventi corale per la AICC, io lancio un'altra sfida a voi, e vi chiedo di far parte del dossier di candidatura e di far parte di un progetto. Paolo Verri, il nostro consulente, mi ha chiesto 9 città della ceramica
al quale chiedere una partnership. Io lo dico qua ufficialmente, chiedo alla città di Castellammonte di far parte del dossier di candidatura insieme ad altre 8 città d'Italia, insieme a Savona. Lo so che ci siete, lo so. Vi ringrazio ancora tantissimo. Sono curiosa di vedere tutto quello che avete messo in piedi, perché lo si diceva prima, questa è una manifestazione mastodontica. Immagino il lavoro incredibile che c'è dietro, l'amico Bertero con cui condividiamo altre follie, sempre follie ceramiche, so già quanta fatica avrà fatto, quanta energia avrà speso, quindi sono curiosa e desiderosa di visitare tutte le belle mostre che avete messo in campo. Quindi viva la ceramica e viva Castellammonte. Grazie a Nicoletta Negro, il sindaco ha accettato la sfida e quindi la collaborazione continuerà. Come è continua e costante la collaborazione con CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, da sempre durante la mostra della ceramica. Lascio quindi volentieri la parola ad Alessio Stefanoni in rappresentanza della CNA e saluto anche Nicola Ziano qui presente. E gli chiedo anche, siccome nelle ultime edizioni CNA ha voluto collegarsi a un premio che di solito il comune assegna ai vincitori del concorso, ma ha voluto sottolineare l'importanza delle nuove generazioni con un premio giovani, e quindi lascio ad Alessio la parola e gli chiederei anche di svelare il vincitore del premio. Ah, grazie Claudio, grazie Pasquale, grazie Beppe, grazie a tutti. È sempre una enorme emozione essere qui insieme a tanti amministratori locali, metropolitani, regionali con cui la CNA lavora attivamente sul territorio. Siamo l'associazione dell'artigianato a piccola impresa, parliamo di terra, ma la terra non è soltanto l'argilla, che è una forse delle espressioni più nobili dell'artigianato artistico italiano e torinese. La terra è anche quel luogo dove lavorano e operano gli artigiani, che hanno forti radici sui territori. Non a caso noi siamo presenti sul territorio canavesano con due uffici, a Ivrea e a Cornier, Nicola Ziano ne è il presidente territoriale. Non a caso sosteniamo questa manifestazione praticamente dalle primissime edizioni. Grazie Bertero per aver dedicato questa edizione alla Cina, 700 anni dal viaggio di Marco Polo, una cosa molto importante. Ming, con cui CNA ha sviluppato tantissime iniziative, e spero che ritrovarci qui sia l'occasione per farne tante altre. Presenti a sostenere la mostra della ceramica e da 4 anni con un premio dedicato alle nuove generazioni, il premio CNA Silvana Neri, una donna straordinaria, una donna che ha scelto Castellammonte, Roberto Perino per cortesia qui accanto a me, Sara Gris se c'è, Luca Gris, una donna straordinaria che è stata insieme a Roberto uno dei grandi motori artistici e culturali oltre che economici di questa città. E la CNA desidera continuare a ricordare il suo nome e l'impegno con un premio dedicato ai giovani, e che quest'anno alla sua 4ª edizione, Silvana è scomparsa nel 2019 ed è stata sempre un motore anche di tante iniziative. La stessa mostra del gioiello ceramico che noi quest'anno celebriamo per il 13° anno consecutivo è nata anche da una chiacchiera fatta una sera proprio qui a Castellammonte, forse eravamo a Filia o forse eravamo in un'altra società operaia. Celebrare il materiale ceramico e avvicinarlo alle nuove generazioni era già un obiettivo 13 anni fa. Quest'anno per la prima volta da 4 anni riusciamo anche a darlo a un ragazzo di Castellammonte, un figlio d'arte nel senso più bello e puro della parola, perché essere figli d'arte è anche difficile. Bisogna dimostrare cose, e lui è bravo. Io tra l'altro ho avuto anche la fortuna di conoscerlo da ragazzo in tante fiere con Elisa che abbiamo fatto nel corso degli anni, e questo ragazzo si chiama Andrea Filippi, quindi lo chiamiamo, presumo sia qua, eccolo lì,
Eccolo lì. Bravo, perché hai realizzato un lavoro non solo fatto a regola d'arte, ma anche che era molto a tema con la Cina, con Marco Polo, perché hai realizzato un dragone un po' fantasy, veramente di particolare bellezza e complessità realizzativa, e devo dire che tutta la giuria, di cui insomma sono stato anche parte, si è espressa positivamente nei tuoi confronti. Prima di consegnare il premio, io ho piacere di far dire due parole a Nicola e a Roberto. Brevissimamente, anch'io sono molto contento sempre di presenziare all'inaugurazione della mostra, che sta diventando ogni anno un qualcosa di più. Ogni anno c'è qualche elemento nuovo, sia in Italia, quindi la valorizzazione dei giovani, che è molto molto importante. Ricordo anche molto, con molto piacere, qualche anno fa, quando avete iniziato la mostra all'Istituto Faccio. Quindi riuscite a coniugare l'aspetto della crescita dei giovani con l'aspetto dell'internalizzazione, quindi il futuro e il presente. Quindi devo dire molte grazie e complimenti al sindaco, che ha saputo creare questa squadra fantastica. Bisognerebbe ormai studiarvi, perché cioè, dall'assessore Bettas, Musso, insomma tutti quanti, tutti i ragazzi giovani, tutti molto impegnati a valorizzare il territorio e soprattutto molto efficaci nel portare il territorio alla ribalta di tutta l'Italia e del mondo. Grazie. Grazie Presidente. Ma io sono molto contento, ringrazio CNA per questo ricordo di Silvana. Scusate, ancora così. Lei sarebbe molto soddisfatta di questo premio a un giovane castellamontese. Chiudo qui, grazie. Vieni qua, vieni qua. Sara, allora, il premio è una targa, ma sono anche 500 euro che ti verranno accreditati nelle modalità. Quindi io chiedo a tutti voi tre di essere qui nella consegna della targa, Luca, Roberto, in memoria di Silvana, perché il suo messaggio di donna imprenditrice e di imprenditrice a 360 gradi, innamorata non solo di quello che faceva, della lavorazione della ceramica, ma di questa città, delle relazioni che ha saputo costruire a livello locale e nazionale, ecco, questo è il modo migliore secondo me per ricordarla. E devo dire che consegnare questo premio ad Andrea, secondo me, è qualcosa veramente di speciale. Mi fa anche personalmente molto piacere. Allora, tutti in posa per la foto, non vi muovete perché è il momento magico. Grazie, grazie mille. Grazie a CNA, complimenti ad Andrea, al quale lasciamo anche, Andrea, una copia del catalogo. Complimenti ad Andrea Filippi. E allora ci avviamo verso la conclusione degli interventi prima del taglio del nastro, il momento che tutti voi aspettate da qualche minuto. Lascio la parola al Deus Ex Machina di questa manifestazione, il professor Giuseppe Bertero, che da 8 anni a questa parte coordina la scenografia e la curatela dell'intera manifestazione della mostra della ceramica. È troppo grosso sta roba. Te lo tengo io. No, sai, fare due cose, tenere il microfono e leggere per essere il più breve possibile non è una cosa facilissima. Più facile allora, vabbè, fare la curatela della mostra. Ah, la curatela della mostra, un nulla, il confronto un nulla. Allora, benvenuti a Castellamonte, benvenuti alla 63esima mostra della ceramica. In qualità di curatore, il compito di illustrarvi per sommi capi una mostra che ha richiesto un grande impegno e dedizione da parte di tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra, questa edizione.
ponti espositivi, andiamo alla grande, la rotonda Antonelliana di fronte a noi, che accoglie pregevoli opere di artisti molto importanti, italiani e stranieri, dal rumeno Nicolae Moldovan al francese Patrick Cruilly. E poi, cominciando da sinistra verso la chiesa, Maria Teresa Rosa, Guglielmo Martin, Sandra Baruzzi, Francesca Formia, Roberto Castellano, Roberto Pirino, Gian Matteo Lo Popolo, Nino Ventura, Daniele Chechi e il liceo artistico Felice Faccio con il cubo di Rubik. A destra, andando sempre verso la chiesa, Illy Placa, Paolo Pastorino, Patrick Rilì, Nicolae Moldovan, Brenno Pesci, la fontana del liceo Faccio, Giose Camerlo, Cristina Faccio e Corrado Camerlo appena avranno terminato la loro opera la esporranno, Tullio Mazzotti dal Bissola Marina e il nuovo attraversamento meridiano. Nicoletta, lo dovrai osservare con molta attenzione, più di 40 mucche in ceramica, belle e pregevoli sculture che potrete ammirare sia di giorno che di notte è il giusto orario per visitare la rotonda, che anche al fresco ed è bella perché ci sono tutte le luci. Parlavo prima del nuovo attraversamento meridiano, una bella sorpresa che non mancherà di coinvolgervi. La transumanza di artistiche mucche podoliche in ceramiche realizzate dai nostri bravi artisti castellamontesi e non solo, perché ce n'è una mia, fatta da me medesimo, che tra l'altro io chiedo ufficialmente la cittadinanza di Castellamonte, essendo stato allievo della scuola Faccio, preside solo per un anno per fortuna, e poi da 7 anni che sto facendo il curatore, ma questa tra parentesi, nessun problema. Sono appunto più di 40 opere nate dall'inventiva e dalla creatività di ciascun artista sulla base di un modello realizzato da Raffaele Pentasuglia e formato in gesso da Luca Gris della ditta La Castellamonte. Si tratta di un progetto che vedrà la partecipazione di altre città della ceramica fino a creare una grandiosa mandria d'arte che speriamo possa trovare un luogo espositivo il più prestigioso possibile. Ne abbiamo uno in mente, ma non si dice per scaramanzia. Già nelle passate edizioni abbiamo ammirato il Palazzo Bottone, mucche podoliche di Pentasuglia, attraversate dalle stoffe dipinte da Damiano Spoto con molta sensibilità espressiva e che interpretava il passare delle stagioni. Alle mie spalle le stufe d'artista. Quest'anno si è scelto di presentare stufe d'autore esposte raramente o di nuova realizzazione. Quelle classiche, note in tutto il mondo, le potete ammirare nei laboratori delle rispettive ditte, visitabili su prenotazione alla domenica con la navetta che vi porterà anche ai castelletti di Sant'Anna Boschi, dove troverete i giacimenti della famosa Terra Rossa di Castellamonte. Alle mie spalle si sale verso il settecentesco Palazzo Botton, sede di più mostre. Al piano terra l'esposizione dell'opera del sesto concorso internazionale Ceramics in Love Marco Polo, appositamente dedicato al famoso esploratore veneziano a 700 anni dalla sua morte e pensato nell'ambito dell'omaggio alla Cina e alle sue splendide ceramiche che potrete ammirare e visitare al piano nobile. Nelle passate edizioni abbiamo presentato un omaggio alla Romania e un altro al Marocco e nelle prossime edizioni si intende ancora ospitare altre nazioni, come ovvio che sia. Al concorso quest'anno hanno partecipato 95 artisti provenienti da tutta Italia e da altre 25 nazioni. Come ormai noto, grazie a questo concorso, la città di Castellamonte conferma il suo status internazionale, così come ben illustrato nel saggio di Giovanni Francesco Cordero che potrete leggere nel catalogo. Oh, mi raccomando, sto catalogo, leggetelo, non sfigurate,
non girate solo le figure. Come ci ha detto, al piano nobile l'omaggio alla Cina, grazie ai buoni rapporti favoriti dal presidente dell'ANGI, Chen Min, con la contea di Yongga, spero di averla detto bene, visitata questa contea in forma ufficiale dal nostro sindaco Pasquale Mazza, e qui sarà possibile ammirare le porcellane in cela. Sempre al piano nobile l'omaggio al nostro compianto e caro amico Miro Gianola, grazie alla figlia Isotta Gianola siamo ma anche a Roberto Perino siamo riusciti ad esporre una bella selezione di opere dell'artista, pittore, scultore e ceramista presentato dall'amico Salvatore La Vecchia, che ringraziamo per il suo affettuoso e autorevole saggio critico. Sempre a questo piano una piccola ma molto significativa rassegna di opere della collezione Botton, opere presenti nel deposito del palazzo che presto saranno catalogate e sistemate con criteri scientifici. Qui alcune opere trovano una temporanea visibilità in attesa del tanto auspicato Museo della Ceramica. Vi è poi il Balcone dell'Arte, con opere di Nino Ventura, Vlad Basarab, rumeno, e due bellissimi e ignoti vasi blu, di cui non sappiamo la provenienza. Se qualcuno, guardandoli, ne scopre la provenienza, per favore ce lo faccia sapere. Sempre al piano nobile la mostra Carta Cristallina, curata da Elisa Valentino, che dopo vi racconterà, al centro congressi le ceramiche sonore di Clizia e dei concorsi sul tema dei fischietti in terracotta. Al Martinetti, nell'ambito del design contemporaneo, una gradevole sorpresa insieme alle opere di Maria Teresa Rosa e Roberto Castellano. La sorpresa è l'Alberello, opera di Sigismondo Matano, affascinante e intrigante proposta per l'arredo della propria casa. Sempre al piano terra la ceramica da indossare a cura del CNA. Il liceo artistico Felice Faccio è presente alla Casa della Musica, grazie dottor Giacomo Spiller per la cortese ospitalità, ed è anche presente in Rotonda Antonelliana. Prima di passare ai ringraziamenti, la parola ad Elisa Talentino. Eccola qua. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti. Io sarò breve, data la temperatura e la vostra resistenza al caldo. E, dunque, io ho portato un progetto di una mostra di ceramica vista attraverso lo sguardo di un gruppo di illustratori. L'illustrazione è la mia professione, mi occupo da circa una quindicina d'anni di illustrazione per lo più editoriale, che per chi non è del campo, tradotto letteralmente, significa la professione dell'illustratore è quella di colui che disegna per esempio le copertine dei libri, illustra gli articoli di giornale, i manifesti, i poster, packaging e quant'altro. Quindi avevo notato negli ultimi anni che c'era un crescente interesse nel mondo dell'illustrazione verso la ceramica. Erano spesso ceramiche fatte nelle retrovie che non sempre, tranne in alcuni casi in mostra, avevano una grandissima visibilità, e ho pensato che Castellamonte potesse essere il posto d'eccellenza per la presentazione di lavori di questo tipo. Abbiamo artisti che provengono da più paesi, vi invito poi chiaramente ad andarli a vedere, non starò a elencarvi adesso i nomi. Ci tengo però a ringraziare il sindaco Pasquale Mazza per la grandissima fiducia che mi ha accordato, l'assessore Claudio Betaz, ringrazio tantissimo Marcella Girino per il prezioso aiuto e lo studio Flood che mi ha affiancata nell'organizzazione della mostra, essendosi occupate dell'allestimento, e soprattutto il ringraziamento più grande va alle volontarie senza le quali non sarebbe stato possibile organizzare la mia parte di mostra. Quindi ringrazio Primula Conti, Rossella Stolfi, Giulia Chielin e Maddalena Medri e Sofia Salvatori per il grande aiuto. Grazie a tutti per essere qui. Grazie. E allora, ringraziamenti.
a tutti gli artisti che hanno reso possibile questa 63esima mostra della ceramica. All'amministrazione, al suo sindaco Pasquale Mazza, all'assessore Claudio Pettas, al consigliere di maggioranza Alessandro Musso, che dopo 7 anni continuano a rinnovarmi la loro fiducia. Al settore cultura, Marcella Girino, Morena Chieregato e Silvia Socchellino. Grazie. Un particolare ringraziamento a Don Angelo Bianchi per tutto, pazienza compresa. Un particolare ringraziamento va alla giuria del concorso Ceramics in Law per aver selezionato le opere e scelte quelle da premiare. Presidente onorario Gian Giorgio Massara, Presidente Commissione Mara De Fanti e poi Antonio Balestra, Marco Basso, Giovanni Cordero, Marcello Mannuzza, Angelo Mistrangelo, Alessandro Stefanoni per il premio CNA. Un grazie a Guglielmo Martin per il manifesto e per tutto il suo sostegno dedicato all'allestimento di questa mostra. Luca Chiartano per il catalogo e la grafica, a Publi Alfa, Renato Giovannini e Massimo, Lorenzo Caldarera per l'illuminazione e Gianluca Silipo per il prezioso cestello. E poi a questo punto io direi di passare ai premiati, cominciando dal terzo segnalato. Arriviamo quindi alla premiazione del concorso internazionale Ceramics in Love, che è l'ultima fase di questa inaugurazione prima del taglio del nastro. Perfetto. Allora il terzo segnalato è Luca Zarattini, titolo Pilone, opera coraggiosa dai molti messaggi, concettuale ricerca sul mare nero di vita. Luca Zarattini è qui, Elgenon. Secondo segnalato invece dovrebbe esserci, me l'ha promesso, ed è Riccardo Paolucci, titolo E Dio mi fece donna, donna anfora scultura, interpretazione coerente con la poesia di Gioconda Belli, L'occhio della donna. Riccardo Paolucci partecipa fin dalla prima edizione del concorso con delle opere che sono meravigliose. Grazie Riccardo. Il primo segnalato non penso che sia qui, si chiama Yoshinori Akazawa, titolo Buon viaggio, Bon voyage, elegante, prezioso contenitore, uno scrigno, un vaso, quasi un gioiello, lui arriva dal Giappone. Non so se è qui presente, mi sa che è un po' difficile. Comunque gli facciamo un applauso. E andiamo ai premi. Il terzo premio, Michele Fabbricatore di Firenze, titolo Marco Polo, opera molto poetica e in tema con il concorso, esecuzione raffinata e ben articolata. Michele, sei presente? Non credo, da Firenze, non so, un po' fa caldo anche a Firenze. Allora, invece credo che questa signora ci sia. Secondo premio, Sonia Mascioli da Roma, titolo Abissi, opera eseguita con perizia tecnica, delicata nella visione antropomorfa e onirica nell'interpretazione del tema. Grazie Sonia. Vuole dire due parole? Sono parecchio emozionata. Devo essere sincera, quando è arrivata la lettera ho pensato che era soltanto l'invito all'inaugurazione perché avevo visto delle opere veramente eccezionali. Io mi ritengo solo un'artigiana. Poi mi sono fatta coraggio e ho aperto e ho visto che avevo vinto il secondo premio. Per me è importante riceverlo oggi, perché io sì sono romana ma sono di Amatrice. Oggi è il 24 agosto. E se sono diventata ceramista è dopo quello che ho vissuto quella notte e credo che questa mia vittoria, questo mio premio
vada dedicato non soltanto al mio impegno e alla famiglia che mi sta accanto, a mio marito che mi segue in tutte le mie iniziative, ma soprattutto alla mia terra. Che sia veramente un premio di rinascita e che rappresenti veramente per quella terra un qualcosa di importante. Abbiamo perso tutto, però io credo che l'artigianato sia all'origine di tutto e riscoprire l'artigianato e portarlo avanti può far grande una città anche se non c'è. E passiamo al primo premio, spero di pronunciarlo bene, se è qui presente non mi dica delle cattiverie, Amparo Almela Catalana, Català, dalla Spagna, eccola che sta arrivando. Ciao cara. Titolo Dualità, per la materia vulcanica che sporca la superficie come organismi che corrompono la purezza della superficie, un sottile gioco psicologico interno e esterno, alta qualità dell'opera sia estetica che formale. Brava. Ma dai. I'm very happy, very exciting to be here in Castellamonte. In Castellamonte is a city with a large and a huge tradition in ceramic, and I want to thank the jury for this award, and of course the whole of the team because of the organization of this award. Puoi parlare in spagnolo? Thank you so much. Arrivi da Valencia e quindi dai, parla in spagnolo, dimmelo per favore. Ha ringraziato la città di Castellamonte per la sua larga tradizione ceramica, per l'accoglienza ricevuta e tutti gli organizzatori della mostra della ceramica. E un ringraziamento dal curatore all'amministrazione e a tutti i partecipanti. Grazie. Grazie, muchas gracias. Io avrei terminato. Allora, l'unica cosa che una cosa molto importante, scusate, nel visitare la mostra fate molta attenzione alle ceramiche, sono fragili, potrebbero cadere. Io ci ho provato a metterle in sicurezza, ma non tutto funziona sempre bene. Attenzione alle ceramiche, grazie. Ringraziamo il curatore, ancora complimenti a tutti gli artisti premiati. Ci spostiamo all'ingresso della Rotonda Antonelliana per il taglio del nastro. Subito dopo il taglio del nastro ci sarà un rinfresco, un buffet offerto dalla pasticceria Goretti e dall'azienda agricola Valmalesina, che ringrazio per essere sponsor di questo rinfresco. A seguire potrete visitare tutti i punti espositivi. Grazie. Thank you.